succede?» chiese una coccinella che passava su una foglia di edera. Disse il bruco che passava dall'altra foglia. «Secondo me sta poco bene!» sentenziò un maggiolino che succhiava il nettare su un fiore giallo. «A me non sembra!» disse una farfalla su un altro fiore lì vicino. E la discussione poteva anche continuare a lungo, perché la situazione era davvero strana. Ma una chiocciola mise tutti d'accordo. «Non vedete che sta ballando? Vedete, sta ballando? Sì, così, bravo!» «Sta ballando?» si meravigliò il maggiolino. «Certo, sta ballando un twist! Eh sì, la chiocciola era sicura. Poi la spiegò anche agli altri che a lei piaceva molto il ballo, anche se con quella casetta sulle spalle non le riusciva proprio facile. E quello che stava ballando il lombrico, era proprio un twist. Un ballo dove bisognava dimenarsi proprio come faceva lui. Come faceva Gustavo il lombrico? Fate vedere. La schiena? Ok, ci sono anche le gambe? Quindi tutti in piedi? Senza muoversi, tutti sul posto? Sulla gamba. Fate vedere, grandi, come si fa il twist. Non era solo ai miei tempi, vero? Ed è bravo! Tutti i bambini, anche lei, sì! Tutti quanti i maggiolini stavano ballando, sì! Ballavano il twist, pensi qualcos'altro, però va bene, ballavano e si divertivano moltissimo. C'era qualcuno anche che rideva a crepapelle. Qualcuno tossiva e qualcun altro rideva. E tutti continuavano a ballare, a dimenarsi. L'importante era dimenarsi. C'era qualcuno che si dava anche la manina per ballare in due. Qualcuno la zampina, qualcuno la fogliolina, qualcuno le aluce. Gustavo il lombrico si accorse un tratto di tutto quel movimento tra i fiori e le foglie e si fermò. E tutti gli altri ballavano. Si fermò ad osservarli. Gli altri ballavano e si divertivano come matti. Poi si guardò attorno per vedere se c'era qualche pericolo particolare. No! Non riuscendo a vedere nulla, si avvicinò alla chiocciola e le chiese che cosa fosse successo. Signora chiocciola, che cosa è successo? Niente. Rispose continuando a ballare, a dondolare. È solo che ti abbiamo visto ballare il twist e così è venuta voglia anche a noi di ballare il twist. Ballare il twist? Ma no, io non ballavo proprio niente. Sono passato poco fa su una foglia di ortica e mi stavo grattando. Aia. Prude, aia. Si può anche leggere un pianoforte. Avete mai provato a leggere un pianoforte? Beh, un pianoforte... Pianoforte... Sì. È di legno. Acero, faggio, carpino, legno di magnolia, abete. Abete armonico vuol dire l'abete senza i nodi, con la venatura molto compatta.
d'acciaio. Attraverso la specchiera anteriore. E una corda, due corde o tre corde sono percosse da un martelletto. E per azionare 88 martelletti ci sono quasi 5.000 componenti, 5.000 parti, tra smozzatori, scappamento, caviglie, piroli. Guarda con le orecchie, potete guardare con le orecchie così. Bravi, attenti. La tavola armonica e sopra c'è un telaio in ghisa pesantissimo per tenere la tensione e la pressione delle corde, quintali, tonnellate. Cappuccetto Rosso e il lupo. Dopo una settimana di storie, di sveglie, di sonni, di sveglie, di sogni, di twist, il concerto finisce. E il viaggio musicale finisce, finisce con un brano che si intitola Il viaggio di Galliano. Sì, è diventato la sigla di questo Yamaha Piano Kids. Grazie a Mare Culturale che ci ha ospitato in questa sede bellissima, grazie a tutti voi, anche quelli che non c'erano da stamattina. Daniele Longo, Marcella Fanzaga, grazie. Deborah Mancini, vi invitano, ringraziamo tutta la troupe che ci ha ripreso, grazie di cuore e buon viaggio musicale e buona vita musicale a tutti voi. Se volete qui potete ballare un po' adesso.